le fatiche precedenti da quello che hai parlato collegato alla pandemia. Buongiorno, mi chiamo Rodolfo Sganga, sono un generale di divisione dell'esercito italiano e sono il comandante della CIPA di oltre un secolo. La famosa, il 20% degli allievi ufficiali sono di sesso femminile. Tanto che ci sono in Piazza Roma e nel Cortile d'Onore penso anche a tantissima passione. La stessa passione che ha... Un ringraziamento profondo a tutte le istituzioni, i partner, che hanno ancora una volta una squadra del futuro. Con questo mio breve intervento voglio innanzitutto ringraziare. Dobbiamo ritrovare per spingere sull'acceleratore, mai come oggi questo messaggio di spingere sull'acceleratore per riattivare una vera ripartenza. I segnali sono forti, anche quelli... Come abbiamo imparato a dire in questo nostro territorio, parlando con le persone, entrando in un bar o un ristorante finalmente riaperti o di Modena, un messaggio di responsabilità e di speranza che stiamo promuovendo da quando siamo tornati in zona bianca, per cercare di far ritornare 1000 posti di lavoro, lo dico per far capire a tutti qual è questo patria. C'è un'università straordinaria, ci sono in cima alla montagna, credo che questo sia l'elemento importante per non disperdere strategie per i giovani, per l'università e per il lavoro, per l'accoglienza e l'attrattività. Quante cose sono accadute in questi 12 mesi? C'è stato un momento in cui anche a tutto il sistema paese, a tutto il sistema produttivo, di essere dove siamo mondiali, credo che dobbiamo ripartire da qui e dalla rigenerazione di questo modello. Innanzitutto presentarvi questa collaborazione con la collaborazione tra il Ministero degli Affari Esteri e saluto il sottosegretario, perché la prossima settimana e sarà lo stand della Motor Valley. Il prodotto che è la grandezza del Made in Italy e questa capacità. Bene, quindi concludo considerando che quando saranno veramente questo territorio ha una sua impronta digitale che è fatta sì nell'idea che qui si riesce a realizzare qualcosa di anche dal nostro Presidente del Consiglio, dal Ministro Bianchi, perché si parla di celebrare ovviamente questo territorio, ma anche per dire che il paese ha davanti una sfida straordinaria. Quando che è millenaria la mia miglia, nasce però a Rimini, che ha colpito una parte di questa regione, il secondo più disastroso dopo quello dell'Irpinia, che torneremo quest'anno ad essere locomotiva del paese o una delle locomotive di PIL sui 9 persi come il paese, fuori che questo paese che nell'anno pandemico hanno fatto un numero di volumi economici superiori a quelli persino dell'anno precedente. È chiaro che la meccanica può dare un contributo non solo all'Emilia Romagna, ma ovviamente anche al paese. Ci sentiamo italiani, compresa ovviamente quella di Modena e Reggio, 10 aziende che si chiamano Grazie Presidente per l'attività. Ora la signora Ministra Fontana, particolarmente. Oggi abbiamo sentito un racconto che è meraviglioso, che sono diventati oggi il vero simbolo del paese. E questa è la vostra caratteristica principale, quando uno che noi stiamo partecipando a valorizzare come paese. È un piacere quindi per me essere qui. Tutto questo oggi ci viene riconosciuto a 200 anni. Occuparsi oggi di automotive, anche in fabbrica, concetto che è stato per tanto tempo messo come un lavoro duro, manuale, magari non tanto riconosciuto. Oggi significa occuparsi di innovazione digitale, significa occuparsi di alta tecnologia. Di additive manufacturing non sapevamo di cosa stiamo parlando, ma qualche visionario lo stava già inventando e oggi tutte le fabbriche di cui avete parlato utilizzano queste tecnologie. Questo per far capire che l'integrazione tra formatici ha l'export e l'export digitale. Grazie al sottosegretario Magno Di Stefano. Ancora il momento di accendere. Dai suggerimenti per la Motor Valley nei prossimi anni, ovviamente il materiale che presento oggi è basato to address the different workloads in different parts of the automotive business. And in the meantime, wheels, where these are rendered are electronically. Hello, Matthias. You hear us? Our lives.
And really, I believe that the corona pandemic has accelerated this trend. I mean, if you talk about it, because even with an Italian sports car, you will end up from time to time caught in a traffic jam. You relax to read a book. The car takes over the driver's drive. Nei 58 anni della storia della Lamborghini, per cui investiremo meglio di quella che è oggi, la prossima generazione, con l'elettrica. Tutti, allora, ne abbiamo parlato anche nella parte iniziale, che oggi sono adottati, per esempio, il cambio a doppia frizione, che ha eliminato il cambio meccanico. E quindi guardare al futuro deve essere parte del nostro lavoro. Ferrari cerca di farlo sempre, guardando l'elettrica. La 296 CDB che vi ho presentato proprio pochi giorni fa, è un performance e divertimento di guida. L'elettrificazione, se interpretata correttamente, può contribuire. Allora, noi parliamo adesso della vettura elettrica, diciamo, della vettura ibrida, noi nel 2000, che appunto non avendo un feedback del cliente positivo. Tu non puoi fermare il vento, ti fai solo perdere tempo, quindi Maserati ha veramente un territorio fantastico che si è incontrato. Quindi Gran Turismo come prima fu elettrica Maserati, ma poi nei prossimi 3-4 anni investire un sacco di soldi in una situazione per cui ancora non c'è una domanda naturale. Allora cosa voglio dire con questo? Che secondo me ci sarà su quelle nicchie cerchiamo di dare il massimo della nostra competenza. Dire quanto sia importante la Motopalli e il fatto di avere insieme dei brand che hanno cui capita parte dello stesso gruppo. Il Lamborghini ha una fortissima commitment su cui è sposta di pronta, nel senso che ci sono altre soluzioni, quindi decenni ad esempio anche capacità di produrre idrogeno a costi proprio di questo, portando le emissioni di CO2 al ribasso, ci sia un po'. Da 10 anni. E così continueremo a fare, quindi il nostro scopo è quello di rimanere coloro che alzeranno. Qualche anno, essendo mamma, sono molto contenta che ci sia questa spinta dal basso, perché ne abbiamo tanto bisogno, ne ha bisogno il nostro pianeta. Bisogna allargare l'orizzonte e spiegare.